Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Pace a voi, dice Gesù risorto non appena compare in mezzo ai suoi nel cenacolo. Quando a pronunciare la parola pace è lui, quella pace la dà davvero. Non è solo assenza di rumori di guerra, è pace in tutti i sensi, tra gli uomini, tra i popoli e nell'intimo di ogni persona. Sì, perché il terreno nel quale la pace attecchisce è il cuore. È inutile parlare di pace fuori se non ha radici lì. Pace è shalom, cioè superamento del baratro più profondo che si possa immaginare, quello che separa gli uomini da Dio. Da qui poi nascono le inimicizie tra persona e persona, che quando si sommano insieme diventano ostilità di popoli che si divorano a vicenda. La croce è il ponte che ha permesso di superare quel baratro. Ma proprio nel Vangelo di questa domenica ci sono alcuni particolari degni di attenzione. C'è ad esempio un nesso tra Gesù e la pace, tanto che i primi cristiani dicevano è lui, è Gesù la nostra pace. Noi sappiamo che la pace è possibile perché lui c'è, risorto e vivo. Non è un mito, una favola. Un secondo nesso collega la pace al perdono dei peccati. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, assicura il Signore. Ciò vuol dire che chi prende alla leggera il peccato non saprà mai cos'è la pace. E se ne parla, semina illusioni. Il peccato è un ostacolo alla pace che solo Dio può rimuovere. Un terzo nesso è con il giorno della settimana. È il primo dopo il sabato, quello in cui viene Gesù tra i suoi. E 8 giorni dopo, quando ci sarà anche Tommaso, è ancora il primo giorno della settimana. Ecco perché proprio in quel giorno ci raduniamo a celebrare l'Eucaristia. Sì, possiamo anche essere altrove quel giorno, ma Gesù non si smentisce mai. Viene ogni primo giorno della settimana. Allora mettiamo assieme tutti questi particolari. Qual è la conclusione? Anche se tutti a questo mondo perdessero la fiducia nella pace, noi cristiani non possiamo, perché crediamo in Gesù Cristo risorto e vivo. Non solo, noi possiamo contribuire alla vera pace lasciandoci riconciliare con Dio. Certo, è più facile cedere al pessimismo che pensarla così. Ecco perché occorre evitare il pericolo in cui è caduto Tommaso. Io non credo, afferma, per forza, è assente proprio nel giorno in cui Gesù viene. E quindi non lo incontra. Se la fede si riduce a una fiammella isolata, basta un colpo di vento per spegnerla. Ma se le fiammelle sono tutte insieme, quelle che eventualmente si spengono possono riaccendersi a quelle che ardono. È la presenza di Gesù all'Eucarestia che fa ardere la fede. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.